Hassan, oggi ti abbiamo eletto il migliore in campo, hai fatto una grande partita, hai dimostrato grande personalità, nonostante la tua giovane età hai già fatto capire tante cose. Sì, ma sì, è stata una bella partita, peccato per il risultato. Abbiamo fatto una partita bella, però continuiamo così, non molliamo, è iniziato ora il coso. C'è ancora tanta strada da fare. In questo centrocampo, in questa posizione di regista, ti trovi a meraviglia, è il tuo ruolo, potresti essere anche tu, insomma, l'erede di Mirko Valdifiori. Sì, questo è il mio ruolo, anche in terra di centrocampo lo faccio, però mi piace più da regista. Sì, continuiamo a lavorare e poi vedremo quelli. Lo chiederemo magari anche poi al tecnico, lo chiederemo anche ai tuoi compagni qualora venissero qua in sala stampa. Cosa è successo in quei due minuti dove di fatto avete un po' perso la bussola? Quell'azione precedente, clamorosa, fallita dal Vicenza, e poi subito dopo il gol. Sono stati due minuti di smarrimento. Sì, ma abbiamo perso una palla lì, bucata lì, abbiamo perso la palla lì, poi niente. Abbiamo preso gol, ci stanno che si sbaglia. Poi quando si sbaglia non è che si molla, si continua a giocare, poi alla fine quello è il risultato, così dai. Abbiamo sbagliato, però abbiamo cercato di rettificare l'errore che abbiamo fatto, non è andato così purtroppo, però dai, continuiamo così. Hassan, sei pronto per la prossima stagione di Serie A? Manca pochissimo, poi ci sarà la prima contro il Chievo. Sì, ora noi pensiamo solo a lavorare, poi sono pronto o no, si vede il mister, quello decide lui cosa, chi vede chi è più pronto per giocare. Io continuo a lavorare, poi niente, dai, sono pronto. Senti, è già dall'anno scorso che tu sei inserito in questo gruppo, si è sempre detto che questo gruppo è una famiglia, immagino che il rapporto con i compagni sia importante, sia una chiave anche per fare sempre prestazioni migliori giorno dopo giorno. Sì, poi l'anno scorso mi ha aiutato tanto, poi i compagni mi hanno aiutato tanto a stare con loro, poi per me loro sono importanti e mi hanno fatto sentire uno di loro, quindi ho poca pressione, diciamo, dai. Niente. Senti, augurandoci che il debutto in campionato contro un'altra veneta, tra l'altro il Chievo, possa essere diverso anche almeno dal punto di vista del risultato, come è andato il debutto nel nuovo terreno di gioco quest'oggi? Sì, va bene, niente, i compagni mi hanno aiutato, quindi ero tranquillo, poi senza... Il manto erboso invece, quello nuovo, era quello anche il debutto ufficiale? Sì, quello è vero, però giocare con questo pubblico è sempre un piacere, non devi avere paura di giocare. Ma con... Tu potevi giocare anche sulla sabbia oggi? Sì, vabbè, per me basta giocare, quindi è stato bello giocare qui, non è una cosa che mi fa paura, giocare con 10.000 spettatori, basta che giochi, c'hai... Basta che hai fiducia dei compagni, del mister, poi niente, dai, ce la fai. Massimo, usciamo da questa competizione, lo facciamo comunque con diverse cose positive, un primo tempo che sicuramente ha fatto vedere tante buone cose, ci portiamo dietro questa poca cattiveria sotto porta che anche lo scorso anno, nonostante il grande campionato, abbiamo, poi i carichi di lavoro credo abbiano fatto il resto. Sì, dai, credo di sì, abbiamo fatto penso un ottimo primo tempo, potevamo fare penso 2 o 3 gol, abbiamo ancora questa carenza lì davanti, dobbiamo essere più cattivi e poi niente, una volta andati in svantaggio comunque loro hanno cercato di amministrare la gara, noi eravamo anche un po' stanchi, però dobbiamo essere positivi e guardare avanti perché tra una settimana inizia il campionato, quindi non possiamo sicuramente abbassare la testa ora. Ecco, voi come vi sentite anche dal punto di vista fisico appunto dopo questa importante preparazione estiva? No, vabbè, abbiamo fatto il primo tempo, si sta abbastanza bene, sicuramente ci manca ancora qualcosa che verrà avanti, ma come ogni campionato, come penso tutte le squadre lo siano e magari qualcuna è più frizzante, qualcuna meno di meno, e c'è ancora lungo il campionato, quindi cioè deve ancora iniziare il campionato più che altro, quindi niente, dispiace comunque essere usciti subito dalla Coppa Italia perché potevamo andare avanti a fare un derby con la Fiorentina, però non bisogna subito... E facciamo 2 in campionato massimo. Sì, quello sì, l'unica cosa che non bisogna buttare giù la testa ora è iniziare a dire
che sarà un'annata storta, che siamo scarsi, che 2000 pensieri che può avere la gente. Noi abbiamo, secondo me, siamo una buona squadra, possiamo fare bene anche quest'anno e lo faremo sicuramente. La svolta, se vogliamo, di questa partita c'è stata in quei due momenti chiave in cui Vigorito su di te ha fatto un intervento eccezionale, il portiere del Vicenza, e poi nelle uniche due vere sortite del Vicenza hanno trovato un gol. Sì, è stato lì, poi sai come appena... Beh, sempre tutte le partite vanno anche episodi, quest'anno e stasera l'episodio ci ha dato un po' contro, quindi dobbiamo cercare di creare meno episodi possibili a vantaggio degli avversari e cercare di sfruttare sempre meglio le nostre occasioni. Senti, l'ho chiesto a Diossè prima, ma non è riuscito a capire bene il significato della domanda, lo chiedo a te. Com'è andata dal punto di vista, al di là del risultato, com'è andata il debutto del nuovo manto del Carlo Castellani? No, bene, si deve ancora un po' assestare perché comunque ci vuole, da quanto ci hanno detto, un po' di tempo, devono abbassare di più l'erba, però non potevano abbassarla ora perché è caldo e si sarebbe bruciata, però è un buon campo che sicuramente sarà pronto pian piano, che si migliorerà sicuramente pian piano che giochiamo le partite, quindi hanno fatto un bel lavoro e quello che ci serviva. Senti Massimo, al di là del campo c'è un contorno al campo che è la cementificazione dello stadio. In questi giorni si è parlato molto di questo progetto, no? che l'Empoli vorrebbe portare avanti, questa meraviglia. Tu sei il leader di questo spogliatoio, sei un simbolo, sei un esempio per tutta la città. Vorrei anche un tuo pensiero su questa che secondo me potrebbe essere una cosa importante sì per l'Empoli Football Club, ma importante anche per la città di Empoli. No, penso che sia una cosa molto importante. Poi non sono, purtroppo in Italia abbiamo talmente tante burocrazie che è difficile sapere quale è giusta e quale è sbagliata. Sicuramente sarà il nuovo stadio è una cosa bella per tutti, per la città penso sia un sogno per i tifosi, un valore aggiunto per la città di Empoli, perché comunque oltre ad essere un ottimo stadio può essere una grande cosa, anche un colpo d'occhio della gente che passa, quindi penso che sia una cosa bella. Speriamo che riescano a sistemare le cose, anche da quanto ho capito sia dura, però l'Italia è questa, e in altri paesi non succede, da noi succede, e purtroppo dispiace tanto perché giocare sempre negli stati belli è sempre una grande cosa. Tu l'hai già detto, ma di fatto adesso l'obiettivo è rimboccarsi le maniche, buttarsi a capofitto nella settimana pre-campionato, domenica si fa ancora più sul serio, domenica c'è da portare a casa tre punti importanti in quello che è già di per sé uno scontro diretto. Certo, inizia il nostro cammino e dobbiamo cercare dalle partite anche di stasera di capire quello che possiamo migliorare, che gli errori che facciamo. Siamo comunque abbiamo riniziato un anno nuovo con un allenatore diverso che ha le sue idee e noi stiamo vedendo le idee un po' tutte, metterle insieme per cercare di migliorare tutti insieme, quindi penso che dobbiamo non dare pregiudizi prima e aspettare un po' di tempo, perché ci vuole anche del tempo quando arriva gente nuova. Grazie mille, Marco.